Sì, qui nel Bresciano i numeri sono in costante aumento, ormai si viaggia a una media di 70 nuovi ricoveri al giorno e gli ospedali sono sempre più sotto pressione. Il piano straordinario della regione per fronteggiare e tentare di bloccare il dilagante diffondersi del virus in queste aree tra il Bresciano e la Bergamasca prevede vaccinazioni a tappeto nei comuni che hanno i numeri più alti proprio in quest'area. La vaccinazione riguarderà le persone che hanno tra i 60 e i 70 anni. I medici dicono è un momento molto delicato. Oggi siamo entrati in un reparto Covid. Ho bisogno di ossigeno per poter respirare perché ho un'insufficienza respiratoria. Il Covid è raccontato da un paziente di 50 anni. Ivan è ricoverato da domenica scorsa quando nel Bresciano è partita la terza ondata. Entrando in questo reparto ci si rende conto di com'è terribile questa malattia. Io ho visto dei decessi purtroppo insomma la situazione è grave. Anche ieri Brescia è stata la provincia più colpita, 900 positivi, un record. Gli ospedali ormai sono sotto pressione. Tutte le stanze sono occupate, i numeri negli ultimi giorni stanno crescendo in modo costante, riusciamo tuttavia a trasferire un po' di pazienti in altre città e questo permette di avere un equilibrio all'interno dell'ospedale che permette appunto un'attività ospedaliera anche stra-Covid. È come essere in guerra, dice il consulente della regione Guido Bertolaso. Dalle prossime ore 18.000 vaccini nei comuni più colpiti, in zona arancione. Coinvolta la popolazione tra i 60 e gli 80 anni.